Sì. No, no, pensavo le stessero portando l'acqua, per questo sì, mi sono fermato. Io la stanno portando, ma nell'attesa noi andiamo avanti. Senta, scusa, e allora torniamo a quello, e poi eventualmente torniamo a questo argomento e alle coperture con altre domande dopo. Per ora mi interessa quello che già lei aveva iniziato ad accennare, proprio la fase operativa di questo attentato, di questo progetto di attentato al dottor Di Matteo, addirittura le indicazioni del numero di uomini che ogni mandamento deve mettere, due uomini in Resultana, due San Lorenzo, due Palermo Centro, più sì, l'artificiere Messina Denaro. Uno deve essere l'artificiere che se la spiega un attimo Messina Denaro, che parla con il biondino Girolamo. E poi anche lei parlava della necessità di reperire il denaro per l'acquisto di esplosivo. Ora, tutte queste cose richieste dal punto di vista organizzativo, lei con Biondino e D'Ambrogio le organizzò immediatamente nella stessa riunione oppure vi furono altre riunioni operative in cui voi avete scelto? Prego. No, il problema dei soldi era dato che si parlava di questa cifra, ma sia Palermo Centro che San Lorenzo non aveva questa liquidità abbondante di... Quale cifra? La precisi? 500.000 euro ci volevano per fare questo attentato. 500.000 euro, sì. E quindi... siamo stati un'ora là a parlare tranquillamente, siamo stati là fino alle 8 meno 10, meno un quarto, sì, in cui Alessandro D'Ambrogio disponeva la disponibilità che più di 70.000 euro non... grazie, più di 70.000 euro non poteva disporre, la stessa cosa il Biondino. Quindi erano 140.000 tra Palermo Centro e San Lorenzo. E 360.000 le ho uscite personalmente io, di tasca mia. 360.000 euro li ha usciti lei, ma... Sì. Sì, vedo come l'ho fatto uscire però. Certo. Che Vincenzo Graziano, essendo che era in possesso di soldi miei, che mi doveva dare dei soldi, essendo che loro sono stati sempre i nostri costruttori di fiducia, sì, a gestire i soldi sia della famiglia Galatolo che dei Madonia, gli ho detto io che ci pensavo io, che Vincenzo Graziano a breve portava la cifra, via la consegnava e la voleva direttamente Biondino questa cifra consegnata, che poi più avanti si vedeva quando c'era la possibilità che non fate i comandamenti, c'erano un po' di soldi che potevano restituire, sì, altrimenti rimaneva così. Il problema non erano i soldi, dottor Di Matteo, dottor Teresi. Certo, ho capito. I soldi c'erano. Ma e così, questi soldi? Vincenzo Graziano, sì. Vincenzo Graziano dopo un po' di tempo li ha consegnati a chi? A Biondino. Era Biondino che si doveva occupare dell'acquisto di quanto necessario per l'attentato? Allora, per l'acquisto del titolo Biondino se ne occupava, però eravamo rimasti che in consegna lo dovevamo nella famiglia dell'Acqua Santa e lo doveva tenere Vincenzo Graziano, in cui Vincenzo Graziano aveva dei posti in cui difficilmente si poteva trovare questo tritolo esplosivo. Senta, lei sa qual era il canale di acquisto, di reperimento di questo tritolo, di questo esplosivo? Quello che... Pubblico Ministero, però un attimo, prima di rispondere, si fermi un attimo Galatolo, perché io adesso non so ovviamente qual è il seguito dell'interrogatorio, però per quel che può riguardare in questo processo poi i dettagli operativi di questo attentato, diciamo, per il quale ritengo ci siano anche altre indagini in corso, forse non sono così utili, se non per i riflessi che ci possono interessare rispetto ai fatti più risalenti di cui noi ci occupiamo, quindi sui dettagli specifici forse possiamo sorvolare. Andiamo avanti. No, Presidente, naturalmente... non ci saremmo permessi di fare domande così approfondite su fatti di competenza di altre autorità se non avessimo già la certezza che in quei processi queste parti almeno sono... Sì, no, ma io la facevo quella osservazione... Se è un problema di economia di questo sono d'accordo. Non solo sotto il profilo della Discovery, anche perché sono state ampiamente pubblicizzate queste dichiarazioni, ma lo facevo sotto un altro profilo, della rilevanza ai nostri fini, quindi per quello che è il perimetro del nostro processo. Presidente, non vorrei dare la sensazione... Dobbiamo valutare anche la personalità, tutto quello che è necessario ai fini della dichiarazione del Galatolo, però poi i dettagli operativi insomma, interessano poi forse fino a un certo punto. Comunque, non intendo porre limite, ripeto, perché non so esattamente poi a qual è il fine, che cosa intende alla fine arrivare il pubblico ministero, e quindi non pongo nessun limite, era soltanto una sollecitazione di riflessione. Sì. Prego. Quindi no, la domanda era il canale di approvvigionamento dell'esplosivo. Calabria. La Calabria. Cioè, avete i calabresi. Lei poi sa... In Calabria. Sì. Lei sa poi se questo esplosivo venne effettivamente acquistato e portato qui? L'ho visto. Non l'ho visto personalmente io. E dove? È stato acquistato, il Biondino l'ha consegnato in due bidoni a Vincenzo Graziano e Vincenzo Graziano l'ha conservato in un luogo dove chi dice che non lo poteva trovare nessuno. Però, io l'ho visto in una discesa che ho fatto nel marzo, sì,
che avevo un processo a piede libero, sono sceso il 17-18 marzo, in sì. cui ho il 25-24-25, perché sono sceso due volte io, dottor Teresi, però sì. mi ricordo precisamente che è stato verso l'ora e mezza di pomeriggio, così, le 2:15, così, ancora dovevo andare a mangiare, ho avuto il tempo di andare a casa, posare la valigia, prendermi un motore che subito mi cercava Vincenzo Graziano, che già sapevo che dovevo scendere, e siamo andati alla Venella in un ultimo fabbricato che ha costruito Camillo Graziano 67, suo padre Domenico Graziano, in via Milano, dopo via Marcello Corradini, l'ultimo fabbricato che ha fatto Camillo Graziano, in un piano terra, l'ho visto vendere bidoni. Ho capito. Se volete dico come era composto, come era No, sì, intanto vi è una descrizione molto di massima, però voglio capire, era arrivato l'esplosivo, voi avevate anche individuato le persone dei vari mandamenti che dovevano partecipare all'organizzazione, alla pianificazione dell'attentato? Sul riguardo personalmente, sul mandamento di Resuttana, doveva essere Camillo Graziano 72, Ignazio Di Maria, e Ignazio Di Maria che è nipote di Vincenzo Graziano, è figlio di Vincenzo Graziano. Anche se addirittura Vincenzo Graziano voleva essere, mi ricordo che voleva togliere a suo figlio per mettersi lui, ma non era un problema, se c'era a Palermo io, quando si doveva fare ci potevo mettere anche io, non erano questi problemi. E lei conosce le ragioni per le quali l'organizzazione dell'attentato, perché l'attentato dal dicembre 2012 non si è operativamente organizzato? Perché all'inizio si era progettato di farlo proprio all'entrata del tribunale, dove che entrano i carcerati, diciamo i detenuti, quando li portano, proprio all'angolo qua. Avevamo deciso di prendere un furgone, un furgoncino con della scritta caffè, un tipo così, per portarlo là. E il problema era nato che non potevamo trovare, il W ci diceva che non poteva trovare una casa operativa che si poteva visualizzare quando uscivano, entravano il dottor Di Matteo. E allora si è pensato di farlo in un luogo estivo, dove che il dottor Di Matteo si poteva andare a fare le ferie in vacanza. E avevamo detto questo sorvoliamo, il luogo alternativo. E la mia domanda era se c'è una ragione per la quale in quel periodo questa cosa, questo piano non divenne operativo. Il problema era questo, non si poteva trovare l'alloggio, dottor Teresi, ma non perché mancava, ma se principale perché poi c'erano stati 100 kg di tritolo che si è ritornato indietro ai calabresi. Perché quando ho visto questo gettolo, il Graziano mi ha detto che c'erano dei problemi in quello di plastica, in plastica dura, che c'era tipo biancaccio di sale minerale, un sale marino, e si doveva ritornare indietro. Si aspettava 800 kg di gettolo che doveva arrivare. Nell'attesa che doveva arrivare dovevamo capire dove trovare un appartamento oppure il luogo giusto di farlo. Sì. Che però non si è potuto fare più niente. Perché? Perché non si trova il punto, poi hanno arrestato a D'Ambrogio, naturalmente ecco. poi invece avevamo, per via di un pentimento di mia sorella, sì. che si parlava che io tipo, mi volevo vendicare di una situazione che mia sorella aveva deciso di collaborare con la giustizia, il Camillo Graziano... Sua sorella come si chiama, scusi? Sua sorella... Galatolo Giovanna? Galatolo Giovanna. Sì, è la più grande. Sì. La più grande dei figli. Sì. Mentre che mi trovo a Venezia, siccome il punto... fermo mio di salire e scendere era Camillo Graziano, classe 67, uomo d'onore alla fine dell'Acqua Santa. Sì. Succede che mi dice: guarda, io ho un po'. Non ti preoccupare, che io stavo male, ma non perché non avevo fiducia delle persone. Infatti, quando è venuto il Camillo Graziano, mi ha mandato i saluti di tutte le famiglie che mi stavano vicino per questo dolore che mi aveva dato mia sorella. Quindi, se ho capito bene, no? lei temeva che all'interno di Cosa Nostra il pentimento di sua sorella, la collaborazione di sua sorella, potesse avere conseguenze contro di lei. E invece... Sì, certo, sì, certo. Ma infatti però non è stato così, anzi, mi hanno dato più autonomia di decidere, sì. Perché, guardi, nessuno si può immaginare che oggi, fino ad oggi sono seduto qua, sia della mia famiglia, io lo so, vabbè. Perché conosco la mia famiglia di sangue, sì. La conosco, anche di Cosa Nostra. Il discorso nasce che il Camillo Graziano 67, figlio di Domenico, dice: guarda, dice, non ti preoccupare, ho pensato una cosa. Sì, che cosa c'è? Dice: siccome ho contatti con Salvatore Cucuzza. Sì. Sì, con Salvatore Cucuzza. Dice: sì,
cioè, abita a Roma, c'è un ristorante a Roma, lui e le sue figlie, c'è là. Dice, fammi parlare con lui, se fammi sta cortesia, affidatelo a Salvatore Cucuzza e fammi sapere se mi offre sta cortesia, se sa come posso arrivare a mia sorella. Poi mentre che stiamo parlando, io ho detto, farà questa cosa, vedi se... E siamo andati prima a questa situazione e mi ha mandato a dire che ci vorranno 6 mesi per sapere dopo la locazione dove che potevano portare mia sorella. Siccome abbiamo saputo che Salvatore Cucuzza stava male, di salute, che aveva poco tempo di vita, e noi già sapevamo dove che Salvatore Cucuzza aveva il ristorante, vicino al via Piazza Cavour, dove c'è la Cassazione, il palazzo della Cassazione, ho mandato a dire anche per 2 collaboratori di giustizia, sia il Giuffre che lo Spaduzzo. Che sono quelli che, i cui nomi... Il battomessi catenare aveva scritto nella seconda lettera per eliminarli. Sì. Tra cui, mentre stiamo parlando di rapporto, lo prendo sempre con Vincenzo Graziano e Camillo Graziano 67, che faceva sale e scende da Venezia, da Udine, però lui essendo che abitava Udine, a un'ora di strada di casa mia. Sì. Sappiamo che si è messo subito a disposizione. Perché però che ci ha fatto sapere, c'è una cosa che voglio chiedere, l'ultimo favore in cosa nostra. E ha detto, che cosa vuole sapere? Se gli possiamo proteggere sempre i figli, anche se già sapevamo noi dove, che gestiva un ristorante, che aveva i figli. Che lui però aveva un nome di copertura, Salvatore Cucuzza, Giorgio Altavilla, si chiamava. Sì. Allora quando si mette da qui, mi dice di sì, il Graziano manda a dire pure, di mettere in questa situazione un altro collaboratore di giustizia, Francesco Onorato, perché qualcosa che diceva Graziano a me non mi risulta, perché non avevo contato il fatto che aveva lasciato la nipote, perché la moglie di Francesco Onorato è la figlia di Giovanni Graziano, fratello di Vincenzo Graziano, il fatto che gli ha fatto prendere un bel po' di carcere negli anni già scorsi, che lo accusava di metterci questa cosa, e Cucuzza sempre sì, affinché mi faccio un appuntamento con Camillo Graziano, ci andiamo in un bar in cui ci sediamo e stiamo un'ora a parlare, in cui di testa mia mando a dire a Vincenzo Graziano che ho preso questa decisione, quando però il Cucuzza si è messo di nuovo disponibile, in cui di far venire, che il Cucuzza stava male, era in fase terminale, noi dovevamo appoggiare, cioè il Kalashnikov e un bazooka del ristorante del Salvatore Cucuzza, ci dava l'appoggio, il Cucuzza doveva far venire il dottor Di Matteo per parlare di un processo Stato-mafia, aveva cose molto urgenti da parlarci. Tra cui il Camillo 67, Graziano 72 e Ignazio Di Maria erano appostati vicino alla casa di Cucuzza per vedere se il dottor Di Matteo veramente ci andava a trovarlo, così noi loro vedevano quando entrava. Poi lui doveva prendere una scusa per dire che stava male, non poteva parlare, ma voleva un altro appuntamento, e quando si sapeva che Cucuzza aveva preso l'altro appuntamento, che il dottor Di Matteo ci andasse a parlare, se succedeva, là subentrava l'agguato subito per fargli al dottor Di Matteo. Quando è stato detto a Cucuzza tutta questa disponibilità, sempre per l'ultima cortesia che lui aveva fatto, era di salvaguardare i suoi figli. E io ci ho detto di sì, però se poi avevamo deciso pure che se si faceva il dottor Di Matteo e lui ancora era vivo, di uccidere pure Cucuzza. Ho capito. Senta, quindi questo è il piano B, eventualmente, di fare questo attentato su Roma, sì. Viste le difficoltà che fanno su Palermo. Dottor Teresa, sì. O prima o poi ci dovevamo arrivare. Però vi dico una cosa, che la nostra più sicurezza era diventata poi Roma pure, perché già avendo preso un aggancio a Roma valido, e già a Palermo ci eravamo pronti, nel senso che il Citolo già ce l'aveva, era 100 kg però, di Citolo si doveva stabilire dove era. Infatti Alessandro D'Ambrogio all'epoca aveva contattato esponenti di Bagheria per sapere su per giù se veramente, come avevano detto, si trovava in quelle zone di là per estivo il dottor Di Matteo. In cui però dicendoci che dovevo fare una minaccia, facci trovare delle teste di capetto, facci tutte, no, entra nelle spiegazioni di attentato, così faccio l'intimidazione. E ci avevano detto così che forse si trova Casteldaccia, Ficarazzi, in questi posti. Addirittura non pensavamo a Campo Felice di Roccella, eravamo arrivati a Campo Felice di Roccella. Ho capito. Quindi poi lei ha detto poco fa, viene arrestato D'Ambrogio, lei si ricorda quando viene arrestato D'Ambrogio? D'Ambrogio viene arrestato... Allora, nel 2013, l'estate del 2013. E questo, come dire... Ci causò il fermo di non andare avanti. Eh? Ci causò ci siamo fermati anche per questa situazione. Perché mancava D'Ambrogio. Sì. Lei sa se Biondino ha subito
carcerazioni, diciamo, in questo periodo, cioè dal 2012 a oggi? Sei stato arrestato? Dottor Teresi, succede una situazione nel 2014 che il Graziano Vincenzo mi manda a chiamare con Camillo Castel 67 più di una volta, che voleva fare cose, era una cosa urgente, una cosa molto delicata, è urgente, urgente, urgente. Allora io, essendo che è cosa di urgente, il Graziano era in possesso di questi 100 kg di citolo, ancora, avevo pensato, o sono arrivati altri 100 kg di citolo, oppure già sono arrivato all'obiettivo di trovare il posto, già erano pronti. Allora, cambiando la situazione, guardi, ho preso anche delle scuse in famiglia, non ho detto, mia moglie aveva capito anche che determinate cose, non ho detto niente, ho dato dei soldi a casa mia, state tranquilli che verrà Camillo 67 a riportarvi i soldi, se me lo dica mia moglie è facile che scendo e non risalgo più, poteva accadere qualsiasi cosa. Io sono sceso addirittura con l'intenzione che eravamo pronti per fare l'attentato di nuovo al dottor Di Matteo, perché la situazione era grave. Tra cui prendo un ragazzo, un certo Caponetto, Maurizio, gli ho detto che questo qua doveva andare a Palermo a trovare la sua mamma. Ho detto, guarda Maurizio, mi dà un appuntamento, già qui puoi accedere a altre persone. Ci si è un passaggio che deve andare a Palermo. Sì, te lo do io. Prendo la valigia, mi prendo una valigia già pronto per buttarmi la ditante. Scendo. Arrivato a Palermo il 6 maggio, così, mi sono visto la sera con Vincenzo Graziano, che c'era anche, e mi accenna, ho detto, ma cosa c'è? Cioè, no, dice, sul riguardo c'è un problema. Sì, che c'è? Dice, domani c'è un appuntamento, facciamo un appuntamento, ti faccio un appuntamento con Vincenzo Di Maio, che ti dobbiamo parlare. Dice, perché c'è il figlio di Raffaele Favaloro che si deve uccidere. Ho detto, ma scusa, se va bene, ne parliamo domani, stai fermo, se non essere nervoso ne parliamo domani. A me sembra, mi sembrava che mi ha fatto scendere, certo, per l'attentato, che Mimmo Biondino ti ha fatto premura. Siccome Mimmo Biondino, prima che mi fosse arrestato, faceva sempre premura 5-6 volte a Graziano, e Graziano mi faceva premura a me, che questo gli faceva premura. Ma se ancora non avevamo l'appoggio, non avevamo più niente, avevamo solamente l'esplosivo, il citolo avevamo e basta. Ho capito. Mi dice, no, Biondino è stato arrestato per la casa di lavoro nel mese di marzo. Già erano 2 mesi che era in carcere, c'è perciò c'è qua, non si può fare più niente, siamo fermi. L'indomani siamo andati all'Arenella, in una casa in cui c'eravamo io, Vincenzo Graziano, Vincenzo Di Maio, Matassa Filippo, Camillo Graziano 72, Ignazio Di Maria. Siamo là, siamo entrati, siamo stati appartati, in cui era deciso che questo Raffaele Favaloro aveva fatto affari. Prima si stava facendo affari, tutti i soldi del Monte di Pietà, anche che si faceva affari per i fatti suoi, lavorava, era un mestiere. E poi perché il padre che si trovava a Roma, che aveva un compro-oro, dice che lui saliva e scendeva da Roma e portava tutte le notizie che c'erano di Cosa Nostra a suo padre. Ma a suo cui padre? Io ho detto, Marco Favaloro. Ah, ecco, collaboratore. Sì, sì, tra cui io ho detto, siccome c'era un ragazzo che gli metteva zizzare a questo Raffaele Favaloro, e io ho detto l'ordine di non uccidere nessuno e devono stare fermi, non lo dovevano fare. Tra cui quel giorno, dottor Teresi, il Camillo Graziano 67, siccome è molto legato a suo cugino Ignazio Di Maria, sì, tutto assieme lo chiama a telefono, questo me lo dice dopo, e lo fa salire d'urgenza a Udine. Difatti poi quando sono uscito non l'ho visto più Ignazio Di Maria io in quell'appuntamento. Il Vincenzo Graziano mi chiama e dice, ma che ne pensi? Dice, mio nipote Camillo 66 ha mandato a chiamare d'urgenza, proprio una cosa urgente, dice Ignazio Di Maria, oh, cosa è successo? Sì, come lo sono mandato a chiamare? E se c'era di bisogno di fare qualche cosa, se ne va senza fare niente. Difatti abbiamo avuto qualche discorso su Ignazio Di Maria. E poi abbiamo saputo che mi ha raccontato Camillo che si preoccupava se eravamo pronti a fare un attentato. Ignazio Di Maria non era all'altezza, si spaventava di farlo, si preoccupava di voleva tenere fuori su questa situazione il suo cugino. Ma nella sostanza, Graziano le dice siamo fermi perché era stato già arrestato D'Ambrogio e perché era stato anche arrestato Biondino. Se ho capito sì, bene. Sì, perché dottor Teresi, fino al 9 maggio del 2014 il Graziano è in possesso di 100 kg di tritolo e difatti ci devono dare o 100 kg di tritolo dovevano consegnare o 250.000 euro a Biondino per Biondino darceli, ma invece non è arrivato né 100 kg di tritolo e né 250.000 euro che dovevano arrivare. Va bene, quindi che lei sappia, ci sono state altre messaggi, lettere, disposizioni, comunicazioni da parte di Messina Denaro o di altri per la interruzione, per la revoca dell'ordine di fare questo attentato? L'ordine era andare avanti, l'ordine non era di fermarci, l'ordine era di andare avanti, però dobbiamo prendere delle cose sistemate, perché finché poi c'era Biondino Mimmo Girolamo, andavamo avanti, si cercava di trovare una soluzione, anche come la stavo trovando io la soluzione. Cioè, io lo dico apertamente, era una cosa che si porterà sempre avanti, da parte di Cosa Nostra, è oltre. È oltre. Che vuol dire è oltre? Di quello che ti ho detto io quando sul discorso dell'artificiere, che non era uomo d'onore, ma secondo me era persona al di fuori di Cosa Nostra.
Senta, ma su questa questione dell'attentato a Di Matteo, vi siete posti, come ha detto lei prima, il problema delle conseguenze per l'organizzazione, però le chiedo se lei è al corrente del coinvolgimento su questa vicenda di altri mandamenti, perché lì siete solo in tre. Gli altri mandamenti di Cosa Nostra, che ne pensavano? No, guardi, secondo quello che pensavamo io e D'Ambrosio, che poi abbiamo parlato e Biondino ci ha detto addirittura, cioè questo non lo so, che il Matteo Messina Denaro aveva contattato altri mandamenti. E ogni gruppo, secondo me, era una nostra supposizione, perché dovevamo sapere solamente se mandamenti e non altri. Secondo noi il Matteo Messina Denaro aveva coinvolto altri mandamenti con la stessa situazione nostra. Basta che sia rimasto al punto del dottor Di Matteo. Ho capito, ma lei è stato presentato come reggente del mandamento di Resuttana anche a persone diverse da Porta Nuova e San Lorenzo, ad altri rappresentanti di altri mandamenti, Brancaccio o altri? Pagliarelli sì, però io non ce l'ho quasi mai, per questo abbiamo fatto la situazione di mettere Vincenzo Graziano a posto mio, mi spiego, perché io non scendevo quasi mai, sono stato 14-13 senza scendere poi, io avevo solamente notizie tramite Camello 67, mio socio. Guardi, per la prima volta, la prima cosa che ho nascosto a tutta la famiglia Timosa dell'Acqua Santa, famiglia Cato, è stata questa situazione, perché sinceramente abbiamo capito anche quando il Biondino dice che ci ammazzano pure i bambini, essendo che noi siamo Cosa Nostra, non ce li può uccidere nessuno perché la stiamo decidendo noi, ci sono altre persone dietro Cosa Nostra. Ascolti, lei ha avuto presentato o è stato presentato a membri del mandamento di Brancaccio? Io come capofamiglia sì. E cioè a chi è stato? Come capofamiglia in carcere sì. Che mi, allora sono stato presentato a Nino Sacco, detto Zorro, Sacchiatia, sì. Sono stato presentato a Cesare Lupo, sono stato presentato a Ino Corso, Gian Paolo, tutti uomini d'onore, quelli sono di Santa Maria. Di Brancaccio c'erano Stefano Marino, che è stato combinato in carcere, anche lui come uomo d'onore della famiglia di Roccella, che è mandamento di Brancaccio. E senta, lei Michele Marino come uomo. Cioè già dal carcere esco come capofamiglia ufficiale dell'Acqua Santa, e anche sapevano tutti che andavo a prendere il posto del mandamento di Resuttana, perché Nino Sacco già mi aveva avvisato, perché già l'avevo fatto con lui e con altri, e con Nino Corso, per il fatto di che venivano essere chiamati, ero io, diciamo, già si sapeva che ero io la persona che doveva andare a prendere il mandamento, come le giuste regole di Cosa Nostra. Ho capito. Senta, a proposito di Brancaccio, lei ha conosciuto anche durante quel periodo di militanza di cui ha parlato prima, pur se non ancora uomo d'onore, ha conosciuto i fratelli Graviano? Sì. Li ha conosciuti tutti? Si ricorda come si chiamano? Vabbè, conosci tutti, anche qualcuno. No, ho conosciuto Filippo Graviano personalmente. Benedetto Graviano, a tempo che aveva una concessionaria in via Regia Siciliano, la Renault, a questi tempi ho conosciuto anche Benedetto Graviano. Ma mi sono visto anche in casa di Graviano, sono andato io. In casa di Graviano chi? Filippo Graviano. E in che occasione ci è andato? Scusi, sto bevendo un po' d'acqua, dottor Teletto. Prego. Noi, nella nostra zona, c'era un ragazzo che si chiamava Vittorio Tutino. Sì. Un giorno mi mandò a chiamare dicendomi... Un giorno quando, signor Galato? Guardi, nei primi del 92, così... Dopo la strage di Falcone, del dottor Falcone, mi ricordo. Quindi dopo la strage di Capaci? Sì, i primi mesi di giugno, così, 10 giugno, di preciso questo è il periodo. Quindi del 92 stiamo parlando, evidentemente. Sì, dal 92. Ero ragazzo, io avevo 18 anni appena, così. Sì. Mi ha mandato a chiamare. Sono andato a casa sua, via Conte Federico, a Brancaccio. Lui non mi ricordo se era il domiciliare, era sorvegliato speciale, cioè, per essere sicuro, comunque, non potevo uscire la sera. Ma Tutino la viene a prendere a casa dicendole qualche cosa? Là. Come? Che c'era un amico di mio padre che mi voleva parlare, mi voleva salutare. Perfetto. E suo padre in quel momento era libero o detenuto? No, mio padre era da 25 anni che è detenuto, era in carcere già. Mio padre è stato arrestato il 20-21 febbraio del 90. Perfetto. Quindi c'è un amico di suo padre, il tuo padre che ti vuole parlare. E la porta dove, Tutino? Il papà in casa, il mio conte Federico, a Brancaccio, in casa da Filippo Graviano. Uh-huh. Entriamo là, mi abbraccia, mi dà un bacio affettuosamente, prima mi chiede di mio padre, sempre sulla presenza di Vittorio Tutino. Sì.
mi parla, dice, come stai, come non stai? Bene, tuo padre dov'è? Io guardi, mi ricordavo che mio padre potesse essere, perché quando l'hanno arrestato mio padre ha fatto poi Ucciardone, Pisa, Ariano Alpino, cioè ha girato qualche carcere, finché che per il 92 è nato il 41 ed è andato all'asinale. Mi dice di stare, di dire a tuo padre che qualsiasi cosa può sentire più avanti, che può succedere, più avanti, io, se ha la possibilità, io dice all'orecchio che deve stare tranquillo perché siamo coperti. E su questa parola, dottor Teresi, sono ritornato, la volevo accettare prima perché già era la seconda volta che la sentivo. Prima la sentita dal Graviano, però l'ho sentita anche dalla lettera del Matteo Messina Denaro in cui diceva che questa volta eravamo coperti. Io l'avevo già sentita prima. No, scusi, non ho capito bene questa cosa. Che nesso c'è tra Graviano e la lettera di Messina Denaro? Non mi è chiaro, non l'ho capito bene. Allora, Graviano mi ha detto, e il Matteo Messina Denaro aveva scritto, la stessa cosa che questa volta eravamo coperti. Mi dice la stessa cosa, che siamo coperti, deve stare tranquillo. Quindi lei, questa frase, ma siamo coperti, che le dice... Nel 92 io. Nel 92. E dopo mi è rispuntata nel 2012. Nella lettera di Messina questa Denaro. Sì, la stessa frase. Ho capito. Ma io all'epoca non andavo all'idea di poter capire, avevo 18 anni, cioè mi spiegavo cosa intende nella mia famiglia, cose di soldi di mio padre, cose di cantieri, cioè cose sempre inserito, però nella nostra famiglia criminosa, però dell'acqua santa, non, mi spiego? Sì. Ci dico così. Quindi Graviano le dice, di a tuo padre, qualunque cosa sente, qualunque cosa succede, di stare tranquillo che siamo coperti. Sì. No, la parola è stata che siamo coperti. Siamo coperti. E questo succede quanto tempo prima la strage di Via D'Amelio? Un mese o 40 giorni, così. E sai, 10 giugno ci sono andato io. Guardi, mi ricordo, io prima avevo detto che c'era andato prima, sa perché? Però mi ricordo, dottor Tesi, che lui doveva rientrare in casa. Io c'era andato, mi ricordo che erano ancora quasi le 8 e ancora era giorno. Cioè, la luce era giorno. Poi potevano essere le 8:15, sono stato là fino alle 8:15, così, mi spiego, le 8, sì. E ancora c'era luce giorno. E mi ricordo che è stato dopo la strage del dottor Falcone. Dopo Capaci, quindi dopo il 23 maggio del 90, del 92. E poi, quando lei ha avuto questa ambasciata da Filippo Graviano, l'ha portata a suo padre? Sì, io già ho parlato su questo argomento con Caltanissetta. Sinceramente un avvocato mi ha fatto un'opposizione perché io pensavo a Lucciardone, ma invece si trovava a Pisa, ma come Pisa addirittura ho pensato che si trovava già direttamente all'Asinara, in cui quando ci sono andato, come risposta mi ha detto, meno male che eravamo coperti e ci trovavamo qua a 41 che stanno passando i guai, sì, l'inferno. Signora, sto facendo un po' di confusione, per piacere, quindi... Sì, ma ce l'ho detto a mio padre, sì, mio padre si è... Quindi lei è andato a trovare suo padre, in quale carcere se lo ricorda? Io avevo dichiarato Lucciardone, ma poi mi è stato contestato, dice che forse sono andato a Pisa. Ma guardi, dottor Tesi, come era Pisa, poteva essere anche l'Asinara, come poteva essere... Va bene, lasci stare, lei è stato contestato. Ma ci sono andato. C'è andato. Sempre io ci andavo a colloquio da mio padre. Ho capito. E qual è stata la reazione di suo padre? Lei gliel'ha detta questa cosa di Graviano, questo della siamo coperti? Sì. E la reazione di suo padre qual è stata? Si è molto arrabbiato, molto incavolato, che non ti deve permettere più chi ti chiama, non deve andare più in nessun posto, ti devi stare solo a casa da noi e basta. Non devi uscire fuori, ti devi stare da noi, non ti permettere più, quando ti manda a chiamare di nuovo, gli devi dire che non ci sei, basta. Ah, si spaventava, poi ho capito perché non voleva. Sì. E Tutino, Vittorio Tutino era presente a questa confidenza di Filippo Graviano? Era presente, sì. No, Felipe, si vedeva che lo voleva bene il Filippo Graviano, erano niente assieme. Sì, e lei ricorda se in quell'occasione Graviano le disse qualche altra cosa, oltre a questa cosa della copertura? No, mi dice a me che sono un ragazzo intelligente, scarso, mi raccomando, sei grande, sappi di comportare, la serietà, sì. Tutti questi consigli che oggi potevo capire che cos'erano quei consigli. Ho capito. Diciamo buoni, ma... Mm-hmm. Dopo l'incontro con Graviano lei è tornato all'Acqua Santa quella sera? Sì, noi gestivamo, avevamo un posteggio in via Tonia Siciliana e noi frequentavamo là. Dopo che abbiamo frequentato là, mi ricordo che con noi, sempre in questo piazzale, c'era il cognato di Vittorio Tutino, c'era uno dei cognati che parlava a noi.
perché noi ufficialmente eravamo, noi guadagnavamo soldi e basta, siccome c'era mio cugino Cassa 63, Angelo Galato, era lui che si gestiva la situazione, noi eravamo là, c'era una situazione che Vittorio non voleva che io andavo là, difatti quindi, poi c'è stato che il cognato non è venuto più là. Aspetti, quindi Tutino voleva che lei non andava più là, questo, dove là esattamente? Ma non solo per me, dottor Teresi, anche per i miei cugini e tutti che frequentavamo là, ci dovevamo togliere questo posteggio. Sì, d'accordo, ecco, vuole dire esattamente dove si trova questo posteggio? Allora, dottor Teresi, se io salgo da via dalla fiera del Mediterraneo, sì, e via D'Amelio, se vengo dalla via dal ponte dei militari, quell'antico, sulla destra è via Tolomeo Siciliano. Sì, e quindi è là. Centinaia di metri, e sono centinaia di metri dalla, dove è stata la strage in via D'Amelio del dottor Borsellino. Ah, ecco. Quindi lei, diciamo, in un'area vicina a un centinaio di metri dal luogo dell'attentato. Lei aveva questo parcheggio. Sì. E perché se ne... Lo gestivano i parenti miei. Lo gestivano i parenti suoi e c'era anche, ha detto, un cognato di Tutino, se ho capito bene. Sì, ma tutti... Allora, questo non è nella borgata con Vittorio Tutino, era amico nostro intimo. E i cognati di Vittorio, uscivamo la sera assieme con Roberto, che era suo fratello, era il cognato più piccolo. C'era Gino, c'era Paolo. Sì. E quindi, visto che c'era... Ok, visto che c'era... Non l'abbiamo visto più. Visto che c'era questa situazione così di amicizia con Tutino e con i suoi cognati, perché Tutino le dice di non andare più in questo parcheggio? Non si deve andare più, cioè, non è giusto che il figlio di Vincenzo Cavatolo, tuo padre, può dire, magari fanno i posteggiatori, e noi non facciamo niente di male. Noi stiamo lavorando, però c'è stato bene che poi i cognati non sono venuti più. Dopo che è successo quello che è successo, la strage di Capri, abbiamo collegato tutto il motivo qual era che Vittorio Tutino ci di non andarci. Lo faccio collegare anche a noi, Noi frequentavamo quel posteggio, essendo che di quello che si è saputo che hanno organizzato la strage di Via D'Amelio là, non voleva che noi andavamo là. Non andarci, lascia stare queste cose. Difatti, dottor Tesi, quando è successo l'attentato del dottor Borsellino? Borsellino, ci siamo visti con Tutino, ci ha visto, dice, mi parlate il cuore che vi dicevo, no, ma con l'espressione con la mano ne è messa nel cuore, mi parlate il cuore dicendovi che non ci dovevate andare là, ma come si fa, meglio così, e poi invece noi abbiamo capito che lui era sapitore di qualche cosa, che poi abbiamo capito tutto, perché poi abbiamo parlato con mio cugino Angelo classe 63, e ce lo siamo tolti, però non ci siamo andati più. Ho capito, quindi l'avete inteso come un preavviso, mi pare di capire. Un avviso di non andarci completamente. Vabbè. No, ci avvisava di non andarci. Sì. Vorrei tornare e poi magari, Presidente, facciamo una pausa o se vuole la facciamo subito, come preferisce. Come preferisce, vogliamo farla adesso? Facciamo, ancora... sì, forse è meglio adesso. Va bene, allora...